Benvenuti al corso base su Affinity Designer. Io sono Emanuele Ravera e nel corso delle prossime ore vi guiderò alla scoperta di questo programma di illustrazione grafica vettoriale. Affinity Designer è infatti un programma di grafica vettoriale. Il suo compito è quello di creare elementi grafici dalle linee nette, pulite, lineari, ed eventualmente dal carattere illustrativo. Partiremo sicuramente dal conoscere l'interfaccia per saperci muovere nel programma e trovare tutti gli aiuti possibili, dalle tavole di disegno, alle guide, alle griglie, semplici o isometriche. Impareremo gli strumenti della modalità di lavoro principale, detta persona disegno. Impareremo quindi anche i fondamenti della grafica vettoriale, con l'uso in particolare della penna e tutta la gestione dei punti, maniglie e angoli, per realizzare icone e disegni stilizzati. I programmi di questo genere e Affinity Designer non è da meno, permettono un controllo molto accurato anche sul colore e impareremo quindi a intervenire con il colore, il disturbo, a maneggiare le sfumature e le pennellate vettoriali. Durante il corso conosceremo anche una serie di strumenti che ci permetteranno di arricchire il lavoro, come le duplicazioni, le maschere e i ritagli, i simboli. Scopriremo anche la possibilità di lavorare nella cosiddetta persona pixel, una modalità di lavoro che ricorda molto da vicino il programma fratello Affinity Photo. Il risultato sarà di poter lavorare in contemporanea sia con gli strumenti vettoriali sia con il mondo delle fotografie e dei pixel. Parleremo anche di esportazione, su come condividere il lavoro con altri colleghi e con altri programmi come Photoshop e Illustrator, oppure come attivare quei meccanismi veloci e automatici chiamati sezioni, ottimi per chi si occupa della progettazione di tipo User Interface o User Experience Design. La grafica vettoriale ha di solito una curva di apprendimento un po' alta, ma ci sarà tempo anche per esercitarsi col disegno e con gli strumenti, per creare velocemente simboli e illustrazioni. Subito dall'inizio il programma offre vari aiuti. Una volta lanciato ci viene presentata questa maschera di benvenuto. Tramite questa maschera potremmo accedere a varie risorse, per esempio scaricare dei pacchetti di materiale extra. Soprattutto grazie alla sezione Mostra Campioni c'è la possibilità di accedere ad una galleria di lavori sviluppati nel corso del tempo da moltissimi utenti. Quindi noi possiamo vedere, scaricare e soprattutto studiare decine di esempi di lavoro con Affinity Designer. In questo modo sarà facile scoprire tecniche, strumenti e composizioni che saranno sicuramente un momento di ispirazione per il nostro lavoro. Vi invito quindi a seguire il corso, credo che alla fine sarete piacevolmente sorpresi dalle enormi possibilità di Affinity Designer.